La vita è fatta di scelte, a volte queste scelte condizionano la nostra intera vita o anche solo una buona parte, che avremmo potuto trascorrere in altri modi. Per quanto sia difficile da accettare, alcune scelte condizionano anche la vita delle persone che stanno vicine a noi. Troppo spesso quest'ultima parte l'abbiamo data per scontata e la storia di oggi vi farà capire cosa intendo. Ciao a tutti amici in questa nuova storia piena di colpi di scena, dove vedremo Pedro, un medico di circa 45 anni, che a causa di un'unica scelta ha dovuto affrontare la più grande sfida che la vita gli abbia mai parato davanti, un muro che sembrava invalicabile. Se siete pronti per trascorrere un po' di tempo con noi in questa storia, allora cominciamo! Ciao a tutti, il mio nome è Pedro e sono un medico di 45 anni come avrete sentito all'inizio. La mia professione è molto stressante ultimamente a causa dei tagli che stanno facendo al mio ospedale, sia di personale che di spese. Mi ritrovo molto spesso a combattere per riuscire ad ottenere degli aiuti, o anche solo un giorno libero. Rendetevi conto che addirittura per avere un'infermiera in più durante un'importante operazione devo fare richiesta giorni e giorni prima, come se le operazioni su esseri umani non fossero importanti, come se le vite delle persone fossero di serie A o B. Più di una volta mi sono ritrovato in situazioni dove l'ospedale, o meglio il direttore dell'ospedale, mi ha costretto a scegliere da che parte schierarmi e più di una volta a malincuore ho dovuto farlo, ho dovuto scegliere. Un esempio, se c'era un paziente più ricco, io dovevo sceglierlo prima di chiunque altro. Per 10 anni ho continuato in questo modo e più di una volta ho pensato di mollare e cercare un altro ospedale, ma non potevo. Per una questione di orgoglio familiare, possiamo dire. Cosa intendo? Il direttore dell'ospedale in cui vivo è mio padre. Mia madre non c'è più e lui è l'unico familiare che mi rimane. E molto presto, a causa di una grave malattia che lo sta affliggendo da mesi, potrebbe non farcela più a gestire le cose. E quindi potrebbe optare per la pensione e per il riposo. E forse prenderò io in mano l'ospedale. Anzi, è quasi sicura quest'ultima parte. La mia idea è quella di trasformare completamente tutto in qualcosa di nuovo e fare in modo le persone si sentano davvero al sicuro, in un posto in grado di curare tutti indistintamente. Ma per farlo devo aspettare che mio padre mi dia il consenso. Nella vita ho sempre dovuto aspettare lui su qualsiasi cosa. Ho dovuto accettare ogni sua decisione fin da piccolo. Anche se in realtà ad un certo punto avrei anche potuto rifiutare, ma non ce l'ho fatta. Ogni volta mi sentivo incatenato, non in grado di poter rifiutare un suo ordine, perché altrimenti non avrei saputo cos'altro fare nella vita. Mi ripetevo, ma se non ascolto mio padre, poi quale futuro ci sarà per me? Cosa farò da solo? Il mondo là fuori è crudele ed è grande. E rimettevo la testa nei libri che mi diceva di studiare. Solo un'unica volta nella mia vita sono riuscito a ribellarmi, almeno un minimo, a mio padre, ma quell'unica volta mi è costato veramente tutto quanto. Ma non è ora il momento di raccontarvi quella parte. Mia madre, invece, non è stata molto presente. Se n'è andata di casa, lasciandomi solo. Anche se mi sembrava di averla vista piangere quel giorno, in realtà. Però papà mi ha sempre detto che lei non ce la faceva a sopportare questa vita. Ma ha anche detto che avrebbe preferito non avermi intorno. Perciò preferisco non pensare a mia madre. Anche se da piccolo le volevo molto bene. Penso se ne sia andata quando avevo circa 12 anni. Tornando invece a ciò che succede oggi, come avrete capito la mia vita è molto pesante a livello lavorativo. Perciò penserete che almeno a casa mi sia concesso un po' di riposo, ma non è così. Dopo aver finito il mio turno di quasi 12 ore a causa della mancanza di personale, me ne vado tardi a casa e mi ritrovo davanti ad un altro grosso problema che in quel periodo stava distruggendo lentamente anche la mia relazione. La ricerca di una tata. So che non dovrebbe c'entrare niente con la mia relazione questa cosa, ma a quanto pare a mia moglie non piaceva molto prendersi cura di nostra figlia. E più tempo passava con le tate sbagliate, più lei si stressava. Diceva sempre, come fanno queste donne a non sapersi occupare di una bambina di 10 anni? Mi tocca sempre fare tutto, cavolo. E più questa rabbia cresceva, peggio se la prendeva con me. Non sei mai a casa, ed è per questo che devo fare tutto io ogni volta. Quella sera, tornato da una giornata stressante, mi sono ritrovato in quella situazione di nuovo. La nuova tata non ce la faceva a gestire la mia piccola Lori. Quest'ultima era abbastanza, possiamo dire, energica e ammetto che a volte era stressante. Ma ho capito più avanti che era colpa mia e della mia mancanza. Senza vedermi, si sentiva sola Lori e per farsi notare spesso si comportava male. Perciò tutte le babysitter e le tate avevano momenti difficili con lei. «Perché non torni prima? Io non ne posso più!» mi disse anche quel giorno Esmeralda, mia moglie. Io rispondevo con rabbia e stress. «Perché così possiamo mantenere questo stile di vita, ok? Guarda, vedi? Questo divano da 5.000 euro non è stato comprato con amore e abbracci.
ho speso i miei soldi, lavorando duro, e dopodiché continuavo a litigare per ore, fino a che non ci addormentavamo, nel mentre, per fortuna, in moltissimi casi Lori era già a letto. Sapete, a ripensarci ora mi pento di quelle litigate e credo che Lori, spesso, facesse finta di dormire. Non avete idea di quanto mi faccia male aver litigato così tanto davanti a lei, e non avete idea di quanto mi senta fortunato a sapere che comunque ancora oggi mi vuole così tanto bene, Lori. Tutto stava per cambiare. Erano anni che stavo insieme a Esmeralda, ma sapete la verità? Non l'ho mai amata, veramente, come lei non ha mai amato me. Ci siamo voluti bene per un certo periodo, ma niente di più. Ora però la scelta sbagliata che ho fatto, anzi che abbiamo fatto, si sta facendo vedere, si sta facendo sentire. Tutto ciò che è successo da quando sono stato con lei è arrivato al capolinea e stava per succedere una cosa che avrebbe distrutto tutto. Esmeralda è figlia di un ricco uomo d'affari, proprio come mio padre. I due si sono messi d'accordo per ampliare l'ospedale e crescere insieme economicamente. Ancora oggi mio padre lavora a stretto contatto con il padre di Esmeralda, ma entrambi pensano soltanto ai soldi e poco alle persone. Io li vedo stringersi la mano nell'ospedale mentre siglano accordi per togliere personale e soldi. Negli ultimi tempi, a quanto pare, poi, stanno organizzando un grosso cambiamento. Distruggere alcune stanze dell'ospedale per trasformarle in zone adibite alla ricreazione dei clienti. Cosa vuol dire? Che vogliono metterci dei piccoli ristoranti e macchinette del caffè in quelle zone, così da guadagnare dei soldi in più facilmente. Ovviamente non ero d'accordo, ma non potevo fare nulla. Mio padre mi ha detto poi che se fosse successo qualcosa a lui, avrei dovuto mandare avanti io gli affari, col padre di Esmeralda. Ed è poi per avere accordi migliori con quest'uomo che anni fa mi venne imposto di sposarmi con lei. Io e Esmeralda ci conoscemmo a un meeting importante. I nostri padri ci portarono con loro per farci conoscere, appunto. Ci dissero: andate insieme a prendervi qualcosa da mangiare, un caffè. E lo facemmo. Sapevamo entrambi però che era un matrimonio di convenienza. Ma lo accettammo. Lei mi disse: se proprio per il nostro futuro, vediamo di farlo bene, che ne dici? E lì un pochino cominciò a piacermi. Uscimmo spesso e ci divertimmo anche in molti casi, fino ad arrivare al matrimonio. Ma non l'ho mai amata davvero. Addirittura arrivammo ad avere anche la nostra piccola Lori. E sembrava che le cose sarebbero andate sempre meglio, ma tutto cambiò quando Esmeralda decise di smettere di lavorare e dedicarsi solo alla casa e a Lori, che in quel periodo aveva 3 anni. Ma a quanto pare ciò rese triste Esmeralda. Cominciò a capire che una vita così non faceva per lei. Dall'età di 4 anni Lori quindi ebbe una tata molto gentile e premurosa, finché all'età di 9 non la perse. La tata era anziana e non avrebbe potuto fare quel lavoro per sempre. Le demmo un cospicuo bonus e i nostri auguri migliori per la pensione, ma Lori ci rimase molto male. Così cominciamo la ricerca di una nuova tata o babysitter. Ogni volta però duravano a malapena qualche mese, o si stufavano o andavano via senza dire niente. A volte anche una sola settimana duravano. E perciò era sempre Esmeralda a occuparsi di Lori, almeno fino a quando non veniva una nuova tata per qualche settimana. La situazione però era difficile da gestire. Io non potevo muovermi dall'ospedale, ma Esmeralda poteva andare via dall'ufficio. Lei lavorava nel cantiere di suo padre e poteva uscire quando voleva senza problemi. Solo che preferiva lavorare anche lei piuttosto che tornare a occuparsi di Lori. Io avevo le mani legate. Non posso di sicuro lasciare un paziente con lo stomaco aperto, o no? A volte tornavo in orari in cui avrei dovuto fare pausa per sorvegliare Lori. Ma niente di più. Insomma, come avrete capito, il matrimonio di convenienza è stata la scelta peggiore che abbia mai fatto. E ora vivo la mia vita con ansia e stress, ma come detto prima, tutto stava per cambiare. Avevamo cominciato la ricerca di una nuova tata, qualcuno che potesse resistere, diciamo, a Lori. Con quest'ultima ho parlato più volte e le ho detto di non arrecare disturbo alle tate, ma lei proprio non ne voleva sapere. Ogni volta mi rispondeva: allora torna a casa. La sua dolce voce e i suoi occhioni a volte quasi mi convincevano, ma io stavo resistendo per riuscire a prendere l'ospedale in mano un giorno e cambiare le cose. Non potevo ancora farlo, quindi non potevo tornare prima a casa. Eppure a volte mi sembrava di non star facendo la cosa giusta. Comunque cominciai i colloqui e trovai molte ragazze capaci, ma non andavano bene per Lori. Ogni volta che facevo i colloqui, tenevo anche lei in stanza, per vedere se qualche candidata sarebbe riuscita a conquistarla sul momento. Dicevo sempre: provi a salutare Lori. Se comincerà a lavorare qua sarà meglio che lasci subito una buona impressione, o no? Lo so, le ingannavo, ma era l'unico modo per non illuderle col lavoro ed era l'unico modo per non perdere tempo. A volte Lori rispondeva al loro saluto e capivamo che poteva essere la persona giusta, ma non andava mai più in là del semplice ciao. Solo che in un'intera giornata non avevamo trovato nessuno. Zero totale, nemmeno una candidata all'altezza, finché all'improvviso non è arrivata una ragazza.
circa 21 anni. Subito ci ha chiesto scusa per il ritardo, ma noi le abbiamo detto che non facevamo più colloqui. Mi dispiace, ormai è finita, torni il giorno dopo. Ma lei era insistente. Non voleva proprio tornare il giorno dopo, era convinta di dover per forza fare in quel giorno e ad un certo punto mi disse: «Ho veramente molta fretta di avere questo lavoro e ogni minuto per me è importantissimo, la prego». Lo disse come se ci fosse in gioco la sua vita, ma io continuai a rifiutare. «Mi dispiace, ma niente da fare». Dopodiché, amareggiata, tirò fuori una cosa dalla sua borsa dicendo: «Allora è veramente un peccato. Vi chiedo ancora scusa per il ritardo e vi lascio questo pupazzo, l'avevo preso per la piccolina. Nell'annuncio avete scritto che le piacciono i peluche». Io rimasi sorpreso e Lori, a mia insaputa, corse da lei. «Mamma, papà, ma questa è l'edizione limitata che non eravate riusciti a prendermi!» Io e Esmeralda ci guardammo. In effetti quel peluche lo stavamo cercando da giorni, era il peluche di un cartone che le piaceva tanto, ma nei negozi circostanti non c'era. Anzi, posso dire con tranquillità che in questa città in cui abitavo non c'era proprio in quel periodo. Mi venne quindi il dubbio che la ragazza venisse da un'altra città addirittura. Lori poi ci guardò e disse: «Vi prego, lei è perfetta!» E abbracciò la ragazza. «Come hai detto che ti chiami?» le chiesi. «Oh, non avevo ancora detto il mio nome, io sono Erika». Da lì Erika cominciò il lavoro da tata. Anzi, non da quel giorno, arrivò circa una settimana più tardi con una grossa valigia. L'avevo invitata a rimanere da noi e aveva accettato molto facilmente. Nel weekend però tornava a casa. Più in là avrei scoperto che la sua casa era più lontana del previsto e avrei scoperto anche il motivo per cui si era trasferita in una nuova città addirittura. Le giornate seguenti furono particolari. Erika sembrava nata per fare quel lavoro. Nonostante la giovane età, sembrava conoscere tutto di Lori, come se la conoscesse da anni. Ero quindi sorpreso e incredulo. Avevamo veramente trovato la persona giusta? Nei giorni a venire non ho avuto molto tempo per parlare con Erika e nemmeno di vedere mia moglie, che grazie a Erika aveva più tempo libero e lavorava, a quanto pare, di più. O almeno era quello che credevo. Un giorno decisi quindi di tornare a casa prima. Ma Esmeralda non ci sarebbe stata. Mi aveva detto che doveva lavorare, quindi avrei trovato Erika da sola. Era il momento giusto per conoscerla un po'. Ritornato, feci piano per non svegliare Lori, che sapevo a letto in quegli orari. Entrato non vidi nemmeno Erika nel salotto. Pensai fosse anche lei nella stanza di Lori. Andai su per cambiarmi e all'improvviso la vidi nella mia stanza. O meglio, nella stanza matrimoniale. «Che ci fai qui?» chiesi un po' incredulo. Lei fece un salto all'indietro come se l'avessi colta a fare chissà cosa e fece cadere anche la cornice che aveva in mano, con la foto di famiglia. «Mi scusi, lo ripagherò, prometto», disse, ma la tranquillizzai. «Ehi, ehi, non importa, ok? Prenderò un'altra cornice, non costano nulla». Lì fece una faccia sorpresa, come se non si aspettasse cose del genere da me. Eppure nemmeno mi conosceva. Dopodiché andammo in salotto e le chiesi di nuovo cosa stesse facendo nella nostra camera. «Ecco, ho trovato la camera aperta e volevo dare un'occhiata perché è davvero bella e piena di oggetti interessanti come qua in salotto. Ovviamente non sono una ladra, anzi, se vuole può perquisirmi, ma mi piacciono molto le opere d'arte, che siano quadri o sculture o qualunque altra cosa. Queste nella vostra casa mi ispirano molta tranquillità». Continuò a parlare descrivendomi tutti i quadri che l'avevano colpita di più e io rimasi davvero stupito da quanto fosse colta. Non che avessi pregiudizi, ma non mi aspettavo di trovare un'intenditrice di opere d'arte. Dopodiché la fermai prima che andasse troppo avanti, senza avermi dato alcune informazioni su di lei. «Ehi, ok, mi fa piacere, ma potremmo parlare un attimo di te? Sei qui da giorni, ma so poco o niente». Lei, un po' preoccupata, disse di sì. «No, tranquilla, non voglio farti un interrogatorio. È solo semplice curiosità. Dopotutto, tu sai quasi tutto di noi». Lei quindi con un sorriso acconsentì a rispondere. Le chiesi da dove venisse, se avesse genitori, amici o parenti qui, e quindi dove abitasse davvero. Non sembrò contentissima di rispondere, ma lo fece con sguardo basso. A quanto pare abitava in una città vicina, a circa 3 ore di macchina, quindi in realtà tanto vicina non era. Era veramente molta strada. Colpito dalla cosa le chiesi: «Ma hai bisogno che il weekend ti chiami un taxi? Così non dovrai prendere i mezzi. Tranquilla, pago io». Ancora una volta mi guardò come se non si aspettasse una gentilezza simile. Era come se avesse avuto a che fare solo con persone cattive nella vita. Mi disse che sarebbe stato utile per risparmiare e accettò. Dopodiché se ne andò via. Fu una conversazione strana ma piacevole. Mi ricordava una persona nel mio passato e perciò mi stava simpatica. Anche a Lori piaceva moltissimo e continuò a ricordarmelo nei giorni a venire, dicendomi anche di non mandarla via per nessun motivo. Invece mia moglie era sempre meno presente a casa, eppure mi diceva spesso che avrebbe preferito lavorare, ma io non la sentivo quasi mai a lavoro, piuttosto era a ballare con le amiche o fare shopping. Però lasciai stare, ormai sapete, nemmeno avevo più voglia di ricucire il matrimonio, piuttosto preferivo pensare a Lori, ed ero così felice di sapere che la nuova tata le piaceva.
Pensate che per questo motivo ho deciso di fare un regalo a Erika. Andai in un antiquariato e mi colpì molto un quadro. Decisi di comprarlo per regalarlo ad Erika per il suo impegno. Non costava tanto, ma sicuramente lei avrebbe saputo dargli il giusto valore. Ritornato la vidi sorridere e giocare con Lori quella sera e come sempre Esmeralda non era ancora tornata a casa. Tieni, ho un regalo per te, per ringraziarti di aver reso felice mia figlia. Incredula, si avvicinò lentamente. Capì che di gentilezza non ne aveva mai provata nella vita, a quanto pare. Erika quasi si mise a piangere a vedere il quadro. Ma sta scherzando, signore, mi disse. Ehi, dammi del tuo, ok? Sono stufo di queste formalità, le risposi. Si commosse talmente tanto da sedersi sul divano e cominciare a raccontare a Lori del quadro, spiegandole tutto e descrivendole ogni singola cosa. Io rimasi lì a osservare per 5 minuti con occhi increduli. Lori, che si affezionava così tanto a una persona da ascoltare per così tanto tempo, era quasi surreale, ma ero contentissimo della cosa. Infine la salutai e andò a casa. I giorni passarono ancora, ma più di una volta mi ritrovai Erika in comportamenti strani, finché un giorno nella mia incredulità non trovai una collana in casa, nel mio studio personale. A quanto pare era entrata nel mio ufficio senza permesso, e dire che le avevo intimato con sguardo cattivo di non entrarci. Ma ciò che mi sorprese di più fu la collana. Rimasi imbambolato per circa 2 minuti, era uguale a quella che regalai a una persona particolare da giovane. Ma prima di tutto volevo capire quale fosse il problema di Erika, perché continuava a intromettersi nelle nostre cose private. Proprio durante quelle riflessioni tornò Esmeralda. Quella sera Erika era andata via prima nella casetta che le avevamo costruito nel nostro enorme giardino. La regola era che nessuno la disturbasse quando andava via, quindi non le avrei detto nulla ovviamente. Comunque proprio perché era andata via prima avevo detto a Esmeralda di tornare un po' prima, ma lei comunque aveva fatto 1 ora di ritardo. A rientro non solo era ubriaca, ma aveva addosso anche il profumo di un'altra persona, un profumo da uomo. Ma sapete cos'è successo? Non ho provato nulla. Ero stanco di quella relazione e senza nemmeno guardarla in faccia me ne andai a dare la buonanotte a Lori. Lei nemmeno la degnò di uno sguardo. La ignorò, se ne andò via. Il giorno seguente era il weekend e chiamai di nascosto una babysitter perché non potevo trascorrere il weekend con la famiglia. Quel giorno volevo capire di più su tutto e seguire Erika, mentre Esmeralda, come al solito, sarebbe uscita con le amiche. Chiamai il taxi per lei e nel mentre me ne chiamai uno per me e dissi di seguire il primo taxi, quello dove si trovava Erika. Fu un viaggio davvero molto molto lungo e infine arrivammo davanti ad un ospedale, uno di quelli piccoli che accoglieva le persone con pochi soldi a disposizione. Seguii Erika fin quando non mi chiesero chi fossi e come mai girassi di lì. Per fortuna avevo il mio badge da medico, ma a quanto pare aveva funzionato alla grande. Non facevano dei gran controlli. Andai fino alla stanza in cui si era fermata Erika e rimasi scioccato. La spiai con cautela, notando la paziente con cui stava parlando. Era lei, la persona che avevo amato veramente e con cui avrei voluto passare la mia vita. Laura. Da giovane, quando avevo dai 15 ai 17 anni, trasgredì per la prima volta le parole di mio padre proprio per Laura. Lui mi disse che avrei dovuto sposare una persona che sarebbe servita all'azienda familiare a far crescere l'ospedale. Ma io in quel periodo dissi di no, ancora triste per l'addio della mamma. Cosa ci faceva quindi Laura là, sul letto d'ospedale? Perché Erika stava parlando con lei? Chi erano quelle persone in realtà? Chi era veramente Erika? Ma vi racconto un attimo come io e Laura ci siamo conosciuti. In quel periodo scappai di casa e mi ritrovai solo e perso in città. Laura aveva la mia età, era da sola a fare shopping per regalare qualcosa a sua madre per il compleanno. Ecco, lì la conobbi e fu l'unica ad aiutarmi. Mi portò tutto il giorno in giro con lei per negozi. Non mi ero mai divertito tanto. Avevo trovato la mia prima amica. Ma in realtà era qualcosa di più. Da lì ogni volta andavo via di nascosto da casa e papà non capiva dove fossi. Mi trovavo con lei e facevamo veramente di tutto. Con lei mangiai pure il mio primo panino da fast food. Mi innamorai alla follia e rimanemmo insieme di nascosto per molti anni, finché ai 19 anni non feci una cosa orribile. Ero tornato succube di mio padre, che si aspettava diventassi un medico come si deve, anche se non era nemmeno il mio sogno. E dissi a Laura che prima veniva la mia famiglia e i miei affari, e poi lei. Lo so, sono veramente stato pessimo. Lei ovviamente ci rimase male e io continuai a giustificarmi dicendole che mia madre mi ha abbandonato e mio padre era l'unico che ha fatto di tutto per me, l'unico che è rimasto con me. Da lì non la sentì per molto tempo, finché non mi sono sposato con Esmeralda. A quanto pare l'avevo ritrovata durante un viaggio nella mia città. Lei si era trasferita, ma a volte tornava in città per ricordarsi i vecchi tempi. Non ce la feci e mi misi di nuovo con Laura. Non le dissi di Esmeralda.
E lei pensò finalmente di avere una relazione sana e normale con me, ma un giorno ha visto sul mio cellulare, ovviamente non è finita bene. Si arrabbiò e si rattristò come non mai. Io le spiegai del matrimonio, del fatto che non potevo stare con lei perché ormai la mia vita era quella. Ma potevamo continuare a essere amanti, sì, l'ho detto veramente. E ancora una volta le spezzai il cuore. Tutte queste possibilità, e io le ho sprecate tutte. Vi rendete conto? Ma ora ero sicuro, l'avevo ritrovata e volevo fare qualcosa. I miei occhi si illuminarono e mi dimenticherai pure di Erika. Volevo avere la vita che mi ero lasciato sfuggire da anni. Ma ben presto avrei scoperto che alcune scelte sono veramente per sempre e hanno solo una strada di andata e non di ritorno. «Cosa ci fai qui?» disse Erika incredula appena misi piede nella stanza. «Ho trovato questa collana. Questa l'avevo regalata da giovane alla donna sul letto a cui stai parlando. Che legame avete?» Erika non sapeva come rispondere finché non fu Laura con una voce debole e soffusa. «Sei veramente tu. Questa è mia figlia». Rimasi senza parole. Cosa mi aspettavo? Ovvio che si sarebbe sposata e avrebbe avuto una famiglia, proprio come ho fatto io. Ma non era finita, c'era molto di più dietro. «Ti prego, perdonami», le dissi. Lei con un debole sorriso mi rispose. «Certo che ti ho perdonato, ma io non volevo fosse così facile. Farò qualsiasi cosa. Vuoi che ti porto nel nostro ospedale? Avrai le cure migliori lì e se vorrai sarò io a occuparmi di te». Così speravo di rimediare e rientrare nella sua vita. Ma Erika, arrabbiata, alzò la voce. «No, non la porterai da nessuna parte. Prima l'abbandoni e poi torni come niente fosse. E poi perché mi hai pedinata? È inquietante». Aveva ragione e le chiesi scusa, ma continuai a insistere sul volere portare Laura in un altro ospedale. Nonostante l'ospedale avesse subito molti tagli, era comunque molto rinomato e c'ero io che avrei potuto darle le attenzioni migliori, ma la verità era molto crudele. «Adesso basta, per favore. Entrambi non urlate, siamo in ospedale», disse Laura, sempre con la sua debole voce e il suo sorriso accennato. «Scusami», le dissi veramente dispiaciuto. «Ora Erika, fammi parlare con lui, ok?» rispose lei invece. Erika, un po' irritata, uscì. «Scusa mia figlia», disse, ma le ripetei che era colpa mia, ero stato io a creare tutto quel trambusto. Dopodiché mi raccontò cos'era successo, ma prima di guardare la sua cartella clinica. «Sei un medico, dovresti capire o no?» Io, molto fiero di me e delle mie qualità, le dissi che l'avrei guardata. Eppure trovato una soluzione, se era necessario. Ma la mia arroganza non mi aveva preparato alla triste realtà. Anzi, ero così accecato dalla felicità e dalla voglia di farmi perdonare che non avevo notato una malattia che qualunque medico, al primo sguardo, avrebbe notato. Tumore, in stadio avanzato. E ormai non c'era più niente da fare. In quel momento il mio mondo era crollato. Rimasi in silenzio e Laura cominciò a parlare. «Questa è una parrucca. Non mi piace stare senza capelli. Sai, noi donne amiamo i nostri capelli. Ho cominciato questo percorso l'anno scorso e non ho mai avuto speranza fin dall'inizio». In quel momento si stava sforzando molto, ma non volevo si fermasse. E nemmeno lei voleva fermarsi. Voleva raccontarmi tutto. Perciò non le dissi nulla, perché volevo sapere fino a dove le avevo rovinato la vita. Esatto, stavo dando la colpa a me stesso per i suoi problemi. «Dopo di te ho fatto fatica a conoscere altre persone, sai, finché infine non è arrivato un certo Marco nella mia vita. Con lui sono rimasta per anni, finché però non è arrivata Erika. A quanto pare lui non la voleva, ma io sì. Da lì le cose hanno cominciato ad andare male. Andava con altre donne e non mi dava soldi per pagare l'affitto o le bollette. Sai l'errore che ho fatto? Sono rimasta con lui pur di non rimanere sola, finché un anno dopo la nascita di Erika non capì una cosa. Io valevo di più e non potevo farmi trattare in quel modo. Lo cacciai di casa e non lo rividi più. Qua vorrei dirti anche una cosa personale. Erika mi ha raccontato di Esmeralda e ti do un consiglio. Non farti trattare come una pezza, come è successo a me. Falle capire che tu vali più di così». Io cercai di rispondere, ma avevo qualcosa in gola che mi impediva di parlare. Se ci avessi provato, avrei pianto. E quindi la lasciai continuare. Dopodiché la vita non è stata facile. Anzi, facevo spesso doppi turni, non avevo tempo per niente. Quando lei ha compiuto circa 15 anni, io ti ho ritrovato. E siamo diventati amanti, ma non sapevo che fossi sposato. Beh, quella parte ormai la conosci. E ora, dopo altri 5 anni difficili, mi sono ritrovata in questo letto. All'inizio il medico disse che era stress da lavoro, ma non potevo fermarmi. Servivano soldi per la scuola che voleva fare Erika, l'università. Dopodiché, prima di riuscire a darle la bella notizia, cioè che avevo trovato il denaro necessario a mandarla all'università, che voleva, sono crollata completamente. E ho dovuto usare parte di quel denaro per me stessa. L'unico mio rimpianto nella vita è non averla aiutata abbastanza.
Anzi, forse ce n'è anche un altro, cioè non aver insistito di più con te. Avrei dovuto capire che quel matrimonio di convenienza non voleva dire nulla per te. Me l'avevi anche detto, ma ho fatto finta di non capire. Mi dispiace tanto. Infine non ce la feci. Scoppiai in lacrime, seduto vicino a lei, dopo aver letto quella maledetta cartella. Mi appoggiai su di lei con la testa e le chiesi come potesse chiedere scusa a una persona orribile come me. Io, che avevo solo fatto scelte sbagliate, rovinando la vita anche a lei. Era colpa mia se si era messa con un uomo come Marco, ma subito lei disse che non era vero. Marco era un buon uomo all'inizio e mi amava sinceramente, e grazie a lui ho avuto la figlia più bella di tutte, quindi non è colpa tua per niente. L'ospedale sembrava così silenzioso e mi sembrava quasi di sentire la pioggia fuori, anche se quel giorno avevano messo sole. Dopo circa 30 minuti era rientrata Erika e Laura la guardò. «Racconta la verità a Pedro, cioè il motivo per cui ti sei messa a lavorare per lui». Erika era molto molto scioccata, ma seguiva ciò che diceva sua madre senza pensarci. «Mi dispiace, Pedro, ma tu hai spezzato il cuore a mia madre, ok? E io volevo vendicarmi. Avevo saputo che stavate cercando una tata e così mi sono messa in moto. Siete persone famose, quindi grazie a ciò ho trovato ciò che piaceva a vostra figlia e ho capito anche, parlando con altre tate che avevate assunto, che era una bambina fin troppo energica per loro. Mi sono adoperata per diventare una buona tata, così da entrare in casa e cercare qualcosa di scandaloso sul vostro conto e rovinarvi». Lì ebbi chiaro il motivo per cui ogni volta se ne andava in giro per la casa senza permesso. Alla mamma non l'avevo detto, ma lei in qualche modo ha capito che stavo facendo qualcosa di sbagliato e le ho raccontato la verità. Subito mi ha detto che tu non le avevi rovinato la vita e che non avevi colpe, di niente. Mi ha raccontato più volte della tua gentilezza. Io ancora non ci credevo, finché non hai cominciato a fare quelle cose per me. Pagarmi il taxi, addirittura comprarmi un quadro sapendo della mia passione. Lì mi sono convinta a non fare più niente. Capii che non eri una persona malvagia come pensavo. E quindi ti chiedo scusa, ok? Ma devi andare via da quella donna. Sai che Esmeralda porta altri uomini a casa? Mi dice di non raccontarti nulla, però. Lì le dissi che lo sapevo. Sapevo già che Esmeralda mi tradiva e lei rimase scioccata. «Cosa? E allora perché diavolo non la molli?» Con un grande sorriso le dissi la stessa cosa. «Esatto, perché diavolo non la mollo». Infine alloggiai in un hotel, così da ritornare tra 2 giorni insieme a Erika. Quei giorni li volevo passare con Laura. Infatti andai ogni giorno a trovarla e le promisi che sarei tornato anche dopo. Non volevo più commettere errori e fare scelte sbagliate. Tornato a casa però, Esmeralda era arrabbiata con me. Non perché fossi fuori, ma per altro. «Hai lasciato nostra figlia da sola per 2 giorni con una tata sconosciuta». E ho dovuto sorvegliarla, anch'io, perché questa tata non sapeva dove mettere le mani per cucinare o altro. Ti rendi conto? Io sorrisi. Scusami allora. Glielo dissi con tutta calma. Cos'hai da sorridere? Dove diavolo sei stato? Ovviamente non le dissi la verità. Sono andato con degli amici a fare un piccolo viaggio. Lei, arrabbiata, prese le sue cose e se ne andò. Non mi importava più, però. Il mio pensiero era soltanto mia figlia. E dopodiché la presi in braccio. Poi vidi Erika un po' sconvolta. «Ma cos'ha la signora? Mi ha spinto mentre passava!» Io le dissi che non era niente di che e iniziò a lavorare. Me ne andai invece in ospedale per il turno intanto. Qui mi ritrovai con le solite difficoltà, ma stavolta diciamo che la presi abbastanza bene. Ero felice di aver ritrovato Laura e sapevo cosa fare in futuro. E poi mio padre mi vide più contento del solito e venne a dirmi una cosa. «Ehi, finalmente ti vedo pronto, sai? Mi sembri cambiato moltissimo e direi che è ora che ti dia la notizia. Prossima settimana me ne andrò e ti lascerò all'ospedale, così come i contratti con il signor Ezekiel, il padre di Esmeralda. Sei contento per questo, vero?» Io, con un sorriso sincero e uno sguardo veramente rasserenato, dissi soltanto: «Certo, papà». Passò così la settimana e io presi in mano tutto. Eravamo in ospedale nell'ufficio di mio padre, con anche Ezekiel, che era venuto per stringermi la mano e firmare un contratto con me. L'avvocato di mio padre e il mio si guardarono con sguardi molto truci. Questo perché al mio non piaceva molto il suo. Erano, diciamo, rivali di studi diversi. Dopodiché firmammo tutto e io dissi una cosa: «Molto bene, per celebrare me ne devo andare a bere qualcosa da un'altra parte. Grazie mille a tutti». Mi guardarono scioccati. Non avevo neanche firmato i contratti con Ezekiel. E mio padre mi chiese dove stessi andando, ma io non volli rivelargli nulla. Lui aveva sempre avuto tutto il controllo su di me, sapeva dove ero ogni volta. Per la prima volta, infatti, si sentì disorientato, perché aveva capito che gli stavo nascondendo qualcosa. Molto contento me ne andai infine, sotto gli occhi increduli di mio padre. Raccontai tutto a Laura e con me quel giorno portai anche Lori. Erika fu davvero contenta di averla a bordo e poterla far conoscere a sua madre. Laura rimase colpita e disse che aveva i miei stessi occhi e rivedeva il giovane me in lei. Si ricordò anche dei bellissimi giorni che avevamo passato insieme quando eravamo stati una coppia di teenager.
Il weekend passò così in fretta che feci fatica ad accorgermene. Arrivato infine in casa, cominciai a progettare il da farsi. In ospedale cominciai a cercare di capire cosa eliminare e aggiungere. Notai una massiccia presenza di macchinette del caffè, per esempio, e perciò decisi di eliminarne un po'. Alcune nemmeno venivano usate. Notai molti medici e infermieri fare un po' ciò che volevano, prendendosi pause anche da 2 ore per giocare a carte, mentre il paziente aspettava un'operazione. Dicevano di aver fatto tardi perché c'era un'operazione più importante prima, ma non era vero. Io ovviamente non potevo tollerare certe cose, e perciò li ripresi segnalandoli. Il mio operato era appena iniziato, ma volevo sistemare l'ospedale prima possibile. E mio padre sembrò abbastanza contento, nonostante i problemi, si presentò quasi ogni giorno a lavoro per istruirmi su alcune cose che in realtà sapevo già fare. Dopodiché arrivò il weekend, ma stavolta decisi di non andare da Laura. La chiamai dicendole che avevo da fare un paio di cose e che sarei andato il weekend dopo. Diedi un regalo ad Erika da parte mia, un'altra collana da portare a Laura in sostituzione di quella vecchia e logora. Ma Erika mi disse a fine weekend che non voleva altre collane e che era legata moltissimo a quella vecchia. Comunque in quel weekend chiamai Ezekiel e mio padre, così come altre persone importanti dell'ospedale, e feci un bel discorso. Salve, vi ho riuniti per un comunicato importante. Ci saranno molti cambiamenti qua, a partire dallo scioglimento dei contratti con Ezekiel. Non si farà più l'ala della ristorazione. Lì l'uomo arrabbiato si alzò in piedi. Non puoi farlo, lo sai cosa succede? Ma per fortuna c'era il mio avvocato. Sì che può, il contratto che avete stipulato è grezzo e pieno di mancanze. Molto probabilmente l'avete fatto per via della fiducia riposta nel padre del signor Pedro. Ma grazie a ciò noi possiamo sfruttare un po' di clausole e pagare una piccola penale per toglierci. Per esempio, c'è scritto che finché non viene messo il primo mattone o il primo cartello, il contratto non ha quasi del tutto validità. Ezekiel era sconvolto e cominciò a guardare mio padre, che si alzò arrabbiato con il suo bastone per sostenersi. Come puoi fare una cosa del genere? Stai male per caso? Anzi, facciamo una cosa. Parliamone più avanti. Lo faremo, vero? Ne parleremo. Tu ascolti sempre tuo padre. Ma io ormai avevo deciso, ero molto felice della scelta. No, papà, sono a posto così e ho preso la mia decisione. Ora l'ospedale è mio, no? Decido io cosa fare. Lui, ancora più arrabbiato, mi disse: vedremo come farai senza i soldi di Ezekiel, vero? Ezekiel si alzò e lo guardò sorridente. Esatto, esatto, senza i miei soldi cosa farai, eh? Già fate fatica ad andare avanti con tutto quello che vi mando ogni mese. Non voglio proprio immaginare in che difficoltà vi metterete, ma avevo un piano anche per quello. Vieni pure, chiamai una persona al mio fianco, un uomo che avevo curato anni prima, un importante uomo d'affari che aveva clienti di ogni genere nel suo portfolio e che mi ha detto che mi avrebbe aiutato appunto con i soldi, l'avrebbe preso come un investimento. Quest'uomo è il signor Gianni. È stato ospite e paziente nel nostro ospedale 5 anni fa e da allora ho continuato a tenermi in contatto con lui. L'avevo operato per un problema molto grave al cuore e si è sentito in debito, anche se gli ho detto più volte che era solo il mio lavoro. Finalmente avevo distrutto mio padre e stava cominciando la mia vita, la vera vita che avrei voluto, ma proprio lì chiamò Erika al cellulare. Mi allontanai lasciando al mio avvocato i dettagli della questione. Ciò che mi disse Erika fu sconvolgente e corsi in ospedale da Laura. Arrivò, dille di resistere. Lei era stata ricoverata in terapia intensiva d'urgenza, era al limite. Presi il primo taxi disponibile e feci quasi 3 ore di viaggio, nel mentre chiamai delle persone che si occupassero dei pazienti che avevo lasciato quel giorno. Fortunatamente non avevo operazioni importanti da fare, ma solo visite di routine. Infine, in ospedale, la vidi attaccata a decine di macchinari, con Erika che aveva gli occhi gonfi, stava piangendo da tantissimo. Lei si alzò e mi guardò. Stavo andando via, poi sono corsa di nuovo indietro, però non sono riuscita a chiamarti in alcun modo. Comunque adesso è nella sala d'attesa con un'infermiera, scusami, ma non potevo aspettare. Le dissi che capivo e dopodiché Laura mi guardò con uno sguardo ancora più debole della prima volta che l'avevo vista sul letto d'ospedale. Sei arrivato, sono contenta, sai. Erika si allontanò dopo aver stretto la mano a sua madre e dopo averle dato uno sguardo complice, come a voler dire riposati. Io intanto raccontai a Laura di ciò che avevo fatto e lei mi guardò con il suo solito sorriso. Sono molto contenta, sai, hai fatto bene. Mi potresti raccontare altre cose? Ho molto sonno e vorrei riposare, ma mi piacerebbe ascoltarti. Io parlai e parlai per quasi 40 minuti. Con gli occhi pieni di lacrime, seduto su quello sgabello vicino a lei che teneva gli occhi chiusi e annuiva, finché non smise di fare anche quello. Ma nonostante ciò continuai a parlare e infine Erika entrò in stanza con un dottore, mi mise una mano sulla spalla e disse: «Mamma, non c'è più, vero?» Cadde a terra e pianse a dirotto. Il medico che intanto annunciava l'ora della morte.
tornammo a casa devastati. La invitai a stare da me tutto il tempo necessario. Lei non mi parlò per tutto il tragitto. Rimasi in silenzio anch'io per non disturbarla. A casa avevo ancora delle cose da finire. Infatti c'era Esmeralda che aveva cominciato a urlare ubriaca. Dove sei stato con lei? Dimmelo, perché Erika è con te adesso? E hai visto nostra figlia? E se l'avessero rapita? È rimasta qua, da sola, con una tata sconosciuta. E ho sentito anche cosa hai fatto con papà. Devi subito cambiare idea e rimediare. Io in silenzio presi dei fogli dal cassetto del comodino che avevo in salotto. Ero troppo triste per ascoltarla e le dissi solo due cose prima di andarmene a letto con Lori. Questi sono i fogli del divorzio. Firmali. Lei continuò a urlare, ma mi chiusi in stanza dopo aver portato Lori a letto. Ovviamente non riuscii a dormire subito. Fu difficile in quella situazione, quindi mi svegliai e andai nel letto di mia figlia. Mi chiese cosa fosse successo e io le dissi semplicemente che avevo perso la persona che amavo per via di una scelta sbagliata. Tu però segui sempre il tuo cuore, ok? Con queste parole ci addormentammo. La mattina seguente, incredibilmente, Esmeralda era in cucina e stava facendo la colazione. Non era mai successo. Tesoro, vuoi anche dei pancake? Mi disse sorridendo. Sai, ultimamente non è andata molto bene tra di noi, ma voglio rimediare, ok? Ricominciamo da capo. Usciamo io e te e Lori nel weekend. Partiamo, divertiamoci. Ero veramente stufo di tutto e perciò le dissi di tutto e di più. Dopodiché infine conclusi con no, e firma le carte del divorzio, ok? Altrimenti ci rimetterai molti soldi. Ah, e tuo padre sta per perdere anche lui molto denaro. Nel divorzio ho inserito un po' di assegni per te, così non finirai subito per strada. Cosa vuoi dire? Cosa vuol dire che mio padre sta per perdere denaro? Era molto incredula e perciò me lo chiese, no? Io ovviamente le risposi. Beh, semplice, le sue attività illegali sono state smascherate. Sono stato io a diffondere un paio di documenti su internet. Deve pagare per tutto ciò che ha fatto. A quanto pare Ezekiel minacciava i proprietari terrieri per avere le zone più in voga del momento e turistiche. Ma non solo, stava per coinvolgere anche mio padre in tutto questo, ma per fortuna ci ho pensato io, altrimenti avrei perso l'ospedale. Lei quindi in silenzio prese i fogli e li firmò. Contento ora. Dopodiché la guardai ancora scocciato e dissi per concludere. Hai una settimana per prendere le tue cose, salutare Lori e andartene. A quanto pare non aveva letto queste carte. Infatti nel contratto c'era scritto che doveva andarsene e lasciarmi Lori. All'inizio sbraitò urlandomi di quanto amasse sua figlia e cose del genere, ma poi accettò la cosa. Va bene, lasciamo stare, ma verrò a trovarla ogni giorno. Ovviamente, come scoprirò più avanti, non è mai venuta a trovarla. L'aveva abbandonata e anche Lori non sentì la sua mancanza. Quel giorno avevo molto da fare comunque. Parlai con Erika intanto per organizzare il funerale di Laura. Ma durante il discorso arrivò in casa anche mio padre. Come puoi fare una cosa così? Perderai tutto, mi hai capito? Mi disse arrabbiato dopo aver sbattuto la porta. Erika, mi puoi aspettare di sopra con Lori? Arrivo subito. Lei andò via e io dissi quello che pensavo anche a mio padre. Tu sei stato un padre terribile, mi hai manipolato e costretto a fare qualsiasi cosa mi chiedessi. Lo sai che stavi per perdere l'ospedale comunque, vero? Ho scoperto delle attività illecite di Ezekiel. Ma lui non sembrava sorpreso. E anche se fosse, avremmo potuto guadagnare molto da quelle attività e io ero d'accordo. Non fui molto sorpreso in realtà, dopotutto me lo dovevo aspettare da mio padre. Dopodiché continuò. Ricordati chi ti ha amato nei momenti di difficoltà, capito? Io ero l'unica persona, anzi l'unico genitore rimasto per te dopo che tua madre ti aveva ripudiato. Ma io ormai sapevo la verità anche su questo. So tutto di mamma. L'hai costretta a lasciarti perché non ti piaceva come mi educava. L'ho saputo da una delle cameriere anziane che aveva lavorato per te nella villa. Un giorno mi è capitato di sentirla discutere con un'altra ragazza di quanto fosse gentile mia madre e di quanto le mancasse, e anche del fatto che avesse sentito te dirle di andarsene o sarebbe finita male. L'avresti rovinata. Poi ho anche visto dei documenti in cui lei aveva provato a denunciarti e portarti in tribunale per avere la mia custodia, ma tu avevi un buon avvocato, e anche abbastanza costoso, e lei no. Mio padre ormai non sapeva più cosa dire. E se ne andò lentamente arrabbiato. Il suo autista lo fece entrare in macchina e da allora non lo vidi più, per fortuna. Dopodiché andai da Erika e le dissi che avrei pagato per il funerale di Laura come ringraziamento per avermi svegliato e fatto capire che orribile vita stavo vivendo. Lei accettò perché non aveva molti soldi. Pochi giorni più tardi, il giorno del funerale, si presentarono davvero poche persone. A quanto pare, come mi aveva detto Laura, non aveva mai avuto molto tempo per socializzare. A causa dei mille impegni, ma quelle poche persone dissero parole davvero toccanti per lei. Io le diedi l'ultimo saluto, lasciandole una rosa. Ma ritornato a casa non era finita. Avevo un'altra ed ultima cosa da fare. Prima dissi ad Erika, puoi rimanere quanto vuoi da me, anzi, per un po' di anni sarai la tata di mia figlia, che dici?
Ah, e poi ho esaudito l'ultimo desiderio di tua madre. Mi ha detto di aver trovato i soldi per mandarti in un'università. Beh, ho aggiunto altri soldi, così da mandarti lì e darti anche una sicurezza economica in più nel caso avessi difficoltà. Ovviamente Laura aveva dovuto usare quasi tutti quei soldi, ma questo non glielo dirò. Lei, commossa e con gli occhi lucidi, non seppe che dire, se non un semplice grazie. Dopodiché chiamai Lori. Tesoro, vieni, andiamo a conoscere la nonna, che dici? Non andavo a visitare mamma da molto tempo, perché mi vergognavo di averla odiata per così tanto. E non avevo mai portato Lori con me. Quella era l'occasione giusta, un giorno in cui salutare le persone che amiamo. Lori mi chiese, papà, ma la nonna abita così lontana, non mi hai mai portato? In effetti era in un'altra città ancora, e stavolta presi la mia macchina per fare prima. Sì, tesoro, ma siamo quasi arrivati. Infine, dopo il lungo viaggio, arrivammo sul posto. Papà, ma è un cimitero! Lori vide il grande cimitero davanti a lei e rimase un po' incredula. Sì, qui è dove riposa la nonna. Mia madre era morta anni prima a causa della depressione. Ero andata a trovarla solo per il suo funerale, anche se papà mi aveva detto di non farlo. Ero riuscito a sapere della morte perché era arrivata una lettera a casa da parte di un'amica della mamma che voleva lo sapesse. Anche in questo caso mi diedi la colpa di tutto, cioè che era colpa del fatto che non volevo mai vederla e che la odiavo. Non riuscivo a darmi pace. Ma una lettera che mi aveva lasciato la mamma mi aveva rincuorato negli ultimi anni. Diceva che non dovevo incolparmi di niente e che ero stato il miglior figlio del mondo per quegli anni in cui mi ha cresciuto. Quei 12 anni in cui ha provato la più bella delle sensazioni, quella di essere madre. Infine sono riuscito a farmi forza e a perdonarmi per venire a trovarla. Vedi Lori, lei è tua nonna, una delle persone a cui voglio più bene. Non siete riusciti a conoscervi, ma nel caso sicuramente ti avrebbe voluto un mondo di bene. Infine, dopo un'oretta siamo andati via per cominciare una nuova vita, ma io ho cominciato a capire che alcune scelte devo farle per me stesso, per stare bene con mia figlia. Con questo concludiamo. Grazie mille per essere rimasti fino alla fine. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto e storie sempre diverse. Vi aspetto sul canale per tanto altro.